però è stata una boccata d'ossigeno per tanti. Senti, poi vabbè, ci stiamo girando intorno, abbiamo educato varie volte, insomma, non si può non parlare di Sanremo, perché credo che abbia cambiato un po' di cose per te, ma soprattutto le ha cambiate per chi stava a casa a guardarlo. Io ti ho già detto, insomma, la mia ammirazione per il lavoro che hai fatto, per il modo in cui hai usato questa grande opportunità, appunto cambiando veramente un po' le regole del gioco, non solo perché hai fatto il monologo di Contessa, che è già stato obiettivo, che tu sia riuscito a portare un contenuto di quel tipo in prima serata durante il festival della canzone italiana, ma insomma proprio per tutta la carica che hai messo, tutti così, i numeri che hai fatto sera per sera. Ma io ho una grande curiosità, cioè, come sei riuscito, come dire, a imporre questa scaletta? Guarda, gli hanno dato la carta bianca, cioè c'erano... In realtà, però non lo so banalmente come... Ma in realtà c'era un direttore artistico, che io ringrazio enormemente, che aveva carta bianca, che era Claudio Baglioni. E quindi veramente lo ringrazio, nel senso che io l'ho detto più volte, ma è come se la gente non ci credesse. Ma Claudio è uno che, se fossimo qui, direbbe no, questo deve stare qua. Cioè, sembrava che fosse capitato lì per caso volutamente, ma in realtà non c'era una cosa che lui non controllasse. Mi sono reso conto dopo che avevamo fatto delle cose strane, ma in realtà l'intento dall'inizio era di fare spettacolo. E, per esempio, il monologo che tanto ha suscitato clamore, in realtà nessuno mi ha detto non lo puoi fare. Nessuno mi ha detto, però andiamo a fare una cosa in campagna elettorale, anche perché se lo ripetete l'oggetto di quel piccolo brano è perché mi devo spostare per lavorare, non il fatto che io vado come una donna in un immigrato. Tra l'altro è un monologo di un testo di qualche decennio. Un testo del 77, ecco, questo magari ti fa pensare, se portare in televisione a Sanremo un testo di 40 anni fa debba essere considerato rivoluzionario, però gli attacchi di quei 40 anni di ritardo, ecco, forse quello mi faccio, su quello mi faccio due domande. Uno, due, che sia ancora attuale, a distanza dei 40 anni, ecco, su quello mi viene un'altra domanda anche un po' tristina. Però io non ho pensato, vabbè, allora ho fatto finta, mi piace ballare, cantare, faccio il comico e poi però ricordatevi che faccio l'attore. No, io devo dire che la cosa che mi ha fatto scegliere di fare Sanremo è stato quando mi sono reso conto che la mia paura non era la mia paura, ma era la paura di quello che avrebbero pensato gli altri. E questo mi ha fatto proprio arrabbiare, mi ha fatto proprio arrabbiare, cioè mi ha fatto capire che io non ero padrone di quello che io voglio essere. E se qualcuno ha avuto l'idea di offrirmelo è perché ha visto qualche cosa che magari io non avevo ancora visto, che è Claudio. Però la scelta è stata proprio quella, nel momento in cui mi sono reso conto che la paura sarebbe dipesa dal pensiero degli altri, dal giudizio degli altri. E a 48 anni avere paura che gli altri possano determinare chi sei tu mi ha fatto proprio rabbia. Soprattutto perché sì, c'era l'emozione, c'era la paura. Però io lo so che canto, io lo so che ballo, lo so che faccio di conto. Non l'ho fatto vedere fino a quel momento, errore mio. Ma soprattutto non mi va di partecipare a quel discorso che dicevamo prima, cioè io devo essere solo questo, ma dove sta scritto? Anche perché noi abbiamo visto negli anni Gassman andare a canzonissima a fare le ruote, Mastroianni andare a ululare vicino a Mina, Tognazzi andare a raccontare le barzellette, Fellini, Totò, De Sica, ma nessuno di noi ha pensato di loro, Madonna, come si sono abbassati. Ecco, anzi, abbiamo tutto pensato che figata, quello che fa 8 e mezzo, però va lì, si sa prendere in giro e sta. E questa cosa ha creato col pubblico un legame indissolubile. Ecco, io non mi sono voluto mettere mai in una condizione di pensare di stare sopra alla gente, ma proprio all'inizio io ho insistito su questo. Quando loro mi hanno detto, allora tutto quello che mi veniva proposto era come se io
passassi lì per caso. E io invece ho proprio chiesto il contrario. Io se sono qua non posso stare con una staffa di fuori a sottolineare il fatto che io non ci sono, perché io sono qua dentro e per rispetto alla RAI, ai soldi che mi date al pubblico, faccio tutto quello che mi chiedete di fare portandolo nel linguaggio che stiamo costruendo, ma non sia mai sempre che scelgo da chissà quale di Stato. E penso che di fondo questa sia stata la cosa che ha fatto vincere quella situazione lì. Poi quello su cui hai giocato esplicitamente proprio fino alla prima volta, insomma, hai sempre preso in giro la marcia dell'attore di teatro. Da lì è iniziato a diventare una cosa che dava la possibilità di fare le cose. Però